incontri con Giorgio Corona, punta di diamante di questo Messina che si accinge a completare e a concludere un campionato. Come? Che tipo di campionato hai potuto disputare fino a questo momento, sia tu che il Messina? Ma è normale che non abbiamo cominciato benissimo per tutte le circostanze. Adesso siamo quasi alla fine, mancano meno partite, però dobbiamo cercare di onorare questo campionato fino alla fine, cominciando anche da domenica, dato che viene l'Interreggio che è la prima in classifica, però noi non vogliamo mollare. Com'è stato dal punto di vista emotivo il passaggio dai palcoscenici importanti come quelli che ti hanno visto protagonista a questo campionato di Serie D, e fra l'altro in un girone, diciamo pure, non il migliore di tutto il panorama nazionale? Sì, ma io l'anno scorso ho vinto un campionato con la Juve Stabia, però ero di proprietà del Taranto, ho avuto dei piccoli problemi con qualcuno della società, non volevo rimanere, c'è stata la telefonata di Ciccio La Rosa che voleva fare bene qua a Messina e ho accettato tranquillamente senza pensare alla categoria, perché come tifoseria il Messina non è da Serie D assolutamente. Poi quest'anno è un campionato equilibrato, non c'è una squadra forte come negli altri gironi e secondo me se noi battiamo l'Interreggio domenica possiamo... Ecco, ci torneremo. Possiamo ancora sperare. Tu invece che percorso hai vissuto in ordine al rapporto che hai sempre avuto col gol, no? Tu sei arrivato qui come uno dei bomber più accreditati, no? Il più accreditato forse della categoria. Poi c'è stato qualcosa che non ha funzionato a livello di numeri probabilmente. Ma io ho sempre detto che l'attaccante vive per il gol, però non deve essere un'ossessione. Io sono uno che pensa alla squadra, cioè io... Anche se il problema è se non segni e magari la squadra non fa risultato. Io ho sempre pensato alla squadra come dovrebbe fare qualsiasi giocatore. Cioè noi giochiamo non per Corona, non per Cocuzzo, per Bertone o per Coppola, ma giochiamo per il Messina e dobbiamo dare tutto per il Messina. È normale che quest'anno, non dobbiamo nascondere, che mi aspettavo di più dal punto di vista personale, perché... E perché è accaduto secondo te questo? Ma voi per tanti motivi, per demerito mio, non c'è mai un perché. Io ho sbagliato il calcio di rigore all'inizio, poi un altro calcio di rigore contro il Marsala. Voi la sfortuna e voi anche i demeriti. Però ecco. Dobbiamo considerare che abbiamo iniziato anche tardi. Forse è stato anche questo. Ecco, Corona o non Corona, questa squadra, secondo i suoi rappresentanti sul campo, è una squadra destinata a vincere, destinata nei sogni, è destinata a vincere quasi sempre, no? E cosa è mancato? Cioè, ce l'ha messa tutta questa squadra oppure è mancato qualche cosa in qualche circostanza? La continuità, secondo me, la continuità di risultati e poi... Forse la personalità fuori casa, perché ultimamente stiamo giocando da squadra, quello che non succedeva nel girone di andata. Forse è mancato quello, essere proprio una squadra fuori casa, perché in casa, a parte le prime due partite, abbiamo sempre fatto bene. Tu in una dichiarazione ultimamente, intanto no, ti volevo chiedere, questa penalizzazione che ci ritroviamo addosso tanto tempo, quanto pesa? Quanto è pesata? Anche se c'è da dire che se una squadra è veramente forte, i 6-7 punti, vede Atalanta in Serie A, li mette da parte molto presto, mentre voi avete un po' in questo senso, sì. Ci avete messo del tempo. Atalanta si deve salvare, è una posizione di classifica, diciamo, tranquilla. Noi lo dobbiamo fare anche del punticino. Bravo, noi invece siamo costretti sempre a vincere. E non è una cosa facile. E poi però tu... noi ad oggi abbiamo fatto 39 punti, anche facendo così. La prima ne ha 42, avendo una partita in meno, però non è sempre facile vincere. Tu domenica dopo Polazzo.
non sono granché ottimista sul recupero di qualcuno di quei 7 punti. Che volevo dire? Volevo dire che se noi pensiamo ancora ai 6 punti sbagliamo, perché io sono pessimista, perché se noi abbiamo ragione ci danno subito i 6 punti. È inutile aspettare 2-3 mesi, i tempi lunghi, i tempi lunghi non inducono mai all'ottimismo. Se noi abbiamo ragione ci devono dare i 6 punti. Perché anche noi giocatori, vedendo i 6 punti e vedendo la classifica, diventa un'altra squadra e diventa anche un'altra storia, perché se noi andiamo fuori casa e sappiamo che magari una partita non la possiamo vincere, cerchiamo di pareggiarla. Invece è successo altre volte che abbiamo cercato in tutti i costi di vincere fino alla fine e poi è andata male, abbiamo perso, e quello di... anche il problema nostro. L'imperativo di vincere ad ogni costo gioca al contrario in certi casi, però per le grandi errori. Per le grandi squadre non dovrebbe essere così, però vuol dire che noi abbiamo dimostrato, come ho detto prima, che fuori casa non siamo una grande squadra. Ecco, ci sono stati in questa squadra dei momenti di fibrillazione, delle ombre, anche per fatti di natura societaria che poi in ogni caso hanno... qualcuno è riuscito o riuscirà o riesce a sistemare per il meglio. Che incidenza ha avuto l'assetto societario sulla squadra? Incide... La società ha perso qualche punto secondo te? No, ma incide parecchio, perché se tu non paghi lo stipendio a Giorgio Corona lo mandi fuori di testa, certo. No, non lo mandi fuori di testa, può andare avanti perché ha fatto una carriera, ha guadagnato adesso, vuol dire bene o male tra virgolette può mangiare, ma se tu togli uno stipendio a un ragazzino che guadagna 500 euro, 600 euro e con quei soldi riesce ad andare avanti tutto il mese, diventa un problema mentale la domenica. Ecco, come l'avete superato, se l'avete superato questa impasse? Ma stando vicino ai giovani, aiutandoli, quello che possiamo fare io, Coppola, Lo Piccolo, Cecere, le persone magari più grandi ed esperte. Poi ad esempio più grandi ed esperti, avete dato un esempio quando la società ha dichiarato apertamente di non poter portare avanti un certo piano economico, no? Vi siete tolti qualcosa, vi siete ridotti qualcosa, noi non conosciamo i numeri, l'avete fatto per affetto verso la squadra, la Presidente. Ma noi non ci siamo tolti, perché... Avete accettato le condizioni della società? Diciamo di sì, però la nostra è stata più, come posso dire, presunzione, perché abbiamo preso un impegno e allora alle volte i soldi li devi mettere da parte. Io sono del parere che se prendi un impegno lo devi mantenere fino alla fine, per me la parola conta più di ogni altra cosa. Io poi sono un tipo presuntuoso, come spero e Coppola e Cecere sono i miei compagni. Noi ci crediamo fino alla fine. Io quando sono venuto qua a Messina ho parlato con Manfredi, ho parlato con La Rosa e ho detto voglio giocare altri 2 anni, voglio vedere Messina in C1, perché è un peccato vedere il Messina in Serie A e poi tutto ad un tratto in Serie D, e per colpa di altre persone dobbiamo stare ancora a lottare per la Serie D, perché parliamo sempre... Non vuole essere un alibi, però parliamo sempre dei 6-7 punti. Che non appartengono a questa, né a questa società, né a questa squadra. Non appartengono a nessuno, purtroppo. Dispiace parecchio. Bene, adesso qual è il colpo di genio che può in qualche maniera rivalutare il Messina in queste restanti ultime 10 partite? Dobbiamo vincere domenica. Dobbiamo vincere a tutti i costi domenica, anche... per fare capire alle altre squadre che noi non... aspettare sempre la riduzione della penalizzazione, vincere per vincere... Ma è inutile che non nascondiamo, noi... Cioè, io ho detto che sono pessimista, però... Cioè, arrivano. Ci speriamo tutti, perché senza quei 6-7 punti, secondo me non possiamo raggiungere la prima anche battendo la domenica. Ecco, parliamo del tuo rapporto con... questo ritorno a Messina con la gente, con la stampa, con la società, con la città. Ecco, ti sei
senza nessun tipo di problemi, dove hanno criticato giustamente. Cioè, quando un giocatore fa gol, gioca bene, viene applaudito, ed è giusto che quando gioca male accetti anche i fischi. Io ho sempre accettato qualsiasi decisione dei tifosi, e per questo non ho avuto mai problemi da nessuna parte. Ecco, Alessandro Bertoni, detto da un calciatore navigato, che allenatore è? Ma una persona tranquilla, una persona che ti fa allenare bene, sa quello che vuole. È normale che non tutti riusciamo a capire cosa vuole veramente il mister, perché purtroppo, come sapete, in Serie D c'è la storia degli under, devono crescere, ma non parlo solo del Messina, anche nelle altre squadre. Ma è un altro calcio questo della Serie D? Beh, sì, sicuramente, più che a calcio si gioca a pallone, come ho sempre detto. Ma tu vivi ancora sulle ali dei tuoi ricordi o pensi di aggiungere altri tasselli alla tua splendida carriera? C'è qualcuno che mi ha detto: potevi smettere in bellezza, come l'anno scorso che ho vinto il campionato, sono andato in Serie B. Però io penso sempre al presente. Sono venuto a Messina per vincere il campionato, l'ho sempre detto, ribadisco, e non mollerò fino a quando la matematica non ci conta. Qual è lo stato d'animo di un calciatore che ha fatto buone cose nella sua carriera e si accinge a dover abbandonare questo mondo? Abbandonare? Non è detto che magari abbandonare. Magari non questo mondo, ma si accinge ad appendere, come si dice, le scarpette al chiodo. Ma io penso che devi essere onesto con te stesso. Fino a quando riesci a correre dietro un pallone, avere delle motivazioni, a trasmettere qualcosa ai compagni, perché poi è quello che deve fare un calciatore esperto, secondo me può andare avanti. Poi ho avuto la fortuna di non avere infortuni e fisicamente mi sento bene e tranquillo. Ma poi alla fine, visto che da qui speriamo 5, 6, 7 anni dovrei andare a chiudere, dico, questo calcio ti ha dato quello che ti aspettavi o ti ha tolto qualcosino, ti poteva dare di più? Lo fai qualche volta il bilancio ad occhi chiusi? No, c'è qualcuno che lo fa per me, che mi dice potevi fare di più, potevi... Sì, però io... Sì, ma perché sono delle scelte di vita, delle scelte perché ti affezioni alle persone. Quindi alla tu città. Pensi di aver dato e avuto il massimo da questo calcio? Potevi in qualche circostanza? Ma possiamo dire qualsiasi cosa, ma io non posso lamentarmi. Dove ho guadagnato bene, dove c'è gente che al sud con 500-600 euro mantiene una famiglia di 5-6 persone. Io non posso lamentarmi, assolutamente. Ricordi della Serie A quando scendi in campo per una partita di Serie D? Beh, è normale che quando vedi delle partite in televisione pensi quando eri in quel campo, o magari pensi San Siro, pensi... E quando sei su un campo di Serie D invece non lo pensi mai? Guarda dove sono. Ma guarda dove sono, ho la maglia del Messina, non ho un'altra... Un'altra maglia, perciò mi sento, cioè, avendo la maglia del Messina, mi sento ancora un giocatore importante. Lo diceva il tuo compagno Coppolo, che la maglia non ha categoria. No, infatti, perché la maglia del Messina è pesante, perciò devi essere orgoglioso di metterla addosso. Questo è un messaggio anche per i tifosi, per la gente che ama questa squadra da sempre, che ultimamente non riesci più a contare le sofferenze. La gente è normale, come fa ad accettare la Serie D? Purtroppo, mancando i risultati, qualcuno non è venuto. Io spero che domenica venga più gente allo stadio, perché ci serve il loro sostegno. È normale che io voglio veramente chi ama il Messina allo stadio, e no chi deve venire a... Però dico, tu non sei della scuola di pensiero secondo cui chi ama una squadra deve, gioco forza, andare allo stadio, assistere ad una partita di Serie D.
libertà di scelta in questo senso va rispettata, no? Sì, quello sicuramente, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole. C'è gente che è interista da 3 anni, c'è chi è juventino da 10, c'è chi è messinese per tutta la vita ed è giusto che viene quello che è messinese. Però noi guardiamo le giovani generazioni che magari cominciano col Messina in queste condizioni, no? si legano, si affezionano al Messina pur essendo in Serie D, quindi un momento di crescita che può nascere anche dalla Serie D. Sì, sicuramente, specialmente nei ragazzi. Purtroppo il problema secondo me è nato da quando ci sono le televisioni. Io vedevo prima partite di Serie C2 dove c'erano 20.000 spettatori, adesso vedo partite di C1 dove ci sono 3-4.000 spettatori. Il problema è stato tutto là nelle televisioni. Anche sapendo in Serie B, in campi vuoti. Sì, anche in Serie B. Prima in Serie C c'era più gente di oggi che ci sono partite di Serie B. E quello secondo me è stato un problema grosso, perché prima veniva anche tutta la famiglia allo stadio. Adesso si fa fatica a portare i bambini allo stadio perché magari è giusto, tra virgolette, vedere la partita in televisione, sdraiato. È più comodo, dici. Sì, lo so, è più comodo, però chiama veramente la squadra deve venire allo stadio. Tutti? No. Speriamo tutti domenica. Ah, domenica sì. Ecco. Speriamo tutti domenica. Ora veramente a chiudere, da qui alla chiusura del campionato, che corona vedremo dal punto di vista strettamente psicologico, personale, emozionale, dal punto di vista degli stimoli, e che corona ci dobbiamo aspettare a giugno quando ci sarà da decidere che fare il prossimo anno? No, che fare lo decideremo poi a giugno, adesso non è difficile parlare di quello che succederà a giugno, dobbiamo pensare al presente. Io cercherò di trasmettere tutto quello che posso trasmettere ai miei compagni, perché è normale che io mi aspettavo di più personalmente, però cercherò di dare qualcosa in più per finire dignitosamente questo campionato. Ma pesa tanto il ruolo di leader in una squadra come questa? No, perché l'ho sempre fatto, aiutare i compagni, aiutare tutti, perciò no.